riuscire a passare il turno sarebbe importante, anche se io lo sapete, credo che sia stato fatto un gran lavoro da parte di tutti, non solo da parte della squadra, ma da parte di tutto il gruppo squadra, da parte della squadra invisibile, da parte di tutto il componente del termocalcio. Quindi sarebbe qualcosa di incredibile. Noi ci proviamo, noi ci siamo preparati per questo, credo che stiamo anche bene. Sarà una partita difficile, ma anche una partita in cui abbiamo dimostrato nel campionato di potercela giocare, quindi andiamo giù con grande consapevolezza di affrontare una squadra forte, ma di poterci giocare le nostre opportunità. E quindi, a prescindere dal giudizio, passare sicuramente alzerebbe il giudizio in positivo, ma rimango dell'avviso che sia stato fatto un grandissimo lavoro quest'anno a Teramo. Ricordo raramente una squadra che ha surclassato l'altra in lungo e largo. È stato un campionato, un girone estremamente equilibrato, in cui le partite spesso e volentieri sono state decise da episodi. Noi come squadra è stato così, a volte un episodio ha cambiato l'inerzia della partita, e quindi credo che sarà la stessa cosa a Palermo. Credo che scenderanno in campo due squadre in salute che vogliono far bene, e quindi saranno motivate, estremamente motivate, e quindi lì inizia la partita. Poi la partita alle 15:30 inizia, e ogni minuto che passa può prendere pieghe e aspetti diversi. Non lo possiamo controllare questo. Bisogna essere bravi a rimanere equilibrati e adattarsi al tipo di partita, e riuscire a far bene, a fare quello che in tante partite ci è riuscito, insomma, per cercare di vincere questa partita, perché poi fondamentalmente noi abbiamo solo un risultato, e quindi dovremmo anche capire che tipo di partita fare per portare a casa il risultato pieno. Beh, intanto si affronta non snaturandoci o non provare a fare una partita diversa, e non provare a giocare secondo principi diversi da quelli che abbiamo portato avanti fino ad oggi. E quindi i nostri principi dovranno essere fedeli a quelli che si sono visti fino alla settimana scorsa. E la partita va interpretata in questa maniera. Certo, abbiamo solo una possibilità di vincere, quindi anche strategicamente si proverà a fare qualcosa di diverso, ma fondamentalmente dovremo affrontare la partita in quella maniera, con grande equilibrio, e cercare di, come idea di base, i principi vanno rispettati, ma l'idea di base è cercare di fare un gol più di loro. Quella è l'idea che deve girare dentro la nostra testa. Non dobbiamo pensare: attenzione, non prendiamo gol, perché secondo me il gol lo prendiamo, ma dobbiamo affrontare questa partita con entusiasmo, mantenendo fede ai nostri principi di gioco e con l'idea di provare a fare un gol più degli altri. Quindi la fase di non possesso è una fase importante, perché non prendere gol significa che sei molto vicino all'obiettivo. Prendere gol significa che devi farne uno e farne un altro, farne uno più di loro, insomma. Quindi la fase difensiva sarà importante. Sarà importante la tenuta mentale per tutti i 90 minuti. Dovremmo essere bravi a non abbassarci troppo. Dovremmo essere bravi a far gol, perché non possiamo non far gol. Questa è una matematica. Quindi la partita va interpretata in questa maniera.